Siamo qui con il professor Pesce di Fossano, Cuneo. Che è venuto a presentarci un progetto per questo convegno. Il progetto si intitola? Il progetto si intitola. No, ha a che Ha un fare. progettone. No. Allora, imparare la chimica per problemi e per progetti. E a che fare? Spiego brevemente la Raccontaci un cosa. po'. Sì, allora, tutto parte dalle indicazioni metodologiche nelle linee guida degli istituti tecnici. Insegno in un biennio in istituto tecnico e l'anno scorso in tre classi prime abbiamo provato a utilizzare gli strumenti di valutazione che erano indicati, che poi sono stati redatti pensati dal professor Pellerey, che fra l'altro è stato assistito alla mia presentazione. Sono molto contento. E quindi cioè, io insegno chimica, quindi i contenuti sono di chimica, però penso che la parte importante del progetto sia la metodologia didattica, che consiste in un coinvolgimento degli studenti che lavorano in gruppi cooperativi, che vengono valutati sulla produzione di lavori che Quindi siete fanno. partiti da un focus, diciamo, disciplinare, ma in realtà quello che vi Sì. interessa è la replicabilità anche su altre discipline Infatti. della stessa metodologia didattica. Infatti, ed è proprio il leitmotiv di questo convegno, cercare qualcosa di comune in tante esperienze E di diverse. cosa consiste questo qualcosa di Il comune? qualcosa di comune è far fare loro, è quello il punto, cioè superare la lezione frontale, proporre delle attività, fare produrre delle cose e farli anche riflettere delle cose. Un criterio di valutazione era anche una revisione metacognitiva, cioè chiedere a loro come hai fatto quella cosa, perché hai fatto così, cose che in genere non si fanno nella Certo, normale attività quindi in qualche didattica. modo invitarli a ragionare di più e motivare di più Infatti, le proprie scelte, e, sì, infatti. le strade scelte in qualche modo. Quanti sono i ragazzi coinvolti? I ragazzi coinvolti sono complessivamente una settantina, perché sono tre classi E i prime, docenti? e i docenti due, io e il collega di laboratorio. Quanto è stata utilizzata la tecnologia? La tecnologia è stata molto utilizzata perché abbiamo utilizzato una piattaforma che io avevo già aperto alcuni anni fa, messa in comune della comunità europea, dove i ragazzi pubblicavano i loro progetti. E quindi anche la stesura dei lavori definitivi era tutta digitale. Quindi una metodologia didattica che prevede anche quindi l'utilizzo del digitale, del web, della Certo, tecnologia infatti. completamente, certo. E una cosa che secondo lei potrebbe migliorare in questo progetto invece è quello che ritiene essere il punto di forza, quello che ha permesso la riuscita del progetto. Sì, allora, si può migliorare appunto l'utilizzo della piattaforma, non soltanto come database in cui vengono caricati i progetti, ma utilizzare anche la chat, è possibile farlo, Quindi è i una comunicazione forum, anche sincrona. infatti, quindi spostare anche a casa il lavoro cooperativo che Quindi si fa uscire in dalla aula e classe in laboratorio. qualche modo e E creare un infatti, supporto all'aula o è all'ambiente quello scolastico importante. che sia a 360 È gradi. un altro difetto che mi ha fatto notare il professor Pellerey, è nella mancanza anche di dati di osservazione del lavoro. Cosa che però è oggettivamente difficile perché con classi numerose, Certo. anche se in laboratorio siamo in aula, è proprio difficile. Io riesco a rendermi conto se un gruppo lavora come lavora, Certo. ma di lì alla persona singola, insomma, riesco a sapere come ha lavorato soltanto poi dal lavoro che ha prodotto, dai test, eccetera. L'osservazione Chiaro. diretta è difficile. Quanto è replicabile questo progetto da altre scuole? Ma io penso che sia replicabile dovunque per qualsiasi disciplina, perché appunto il punto è spostare l'attenzione verso lo studente Farlo sentire in qualche e non modo il verso il protagonista docente. dell'intero Infatti, percorso di il punto è proprio apprendimento. quello. E un'ultima domanda, il suo progetto in uno slogan. Sì, ok, io sapendo prima della domanda me lo sono pensato, si impara facendo. Benissimo, grazie.